Difficile, molto difficile che si possa ripartire da zero per i più ottimisti. La prima giunta di Vito Lecce a Bari potrebbe nascere infatti entro la fine della settimana. L'incontro chiarificatore tra il sindaco e Michele Laforgia ha riaperto la strada all'ingresso della convenzione nell'esecutivo, allontanando l'ipotesi di appoggio esterno ventilata fino a qualche giorno fa. 2 ore circa servite a riappacificare gli animi. In compenso, se Laforgia dovesse restare indisponibile a ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale, potrebbe essere quello lo slot dei civici di Pierluigi Introna, liberando uno slot in giunta per Diego De Marzo e Progetto Bari, oppure la casella pregiata nelle mani del consigliere anziano Marco Bronzini, PD, vicino all'onorevole Marco Lacarra, guida sicura per l'assemblea visto il 5º mandato consecutivo e con uno spazio di manovra in più guadagnato sulla giunta, per la quale pure restano certi nomi di Petruzzelli, Romano e Vaccarella e forse anche di Giovanna Salemmi, new entry. I 5 Stelle ci saranno, visto il secondo scranno scattato con Italo Carelli, salvo ricorsi dalla civica di Laforgia, salgono le quotazioni di una riconferma di Francesca Bottalico, mentre è ancora incerto il bis di Ines Pierucci alla cultura. Personalmente mi auspico che la delega a Vito Lecce la dia al mio collega e amico fraterno Antonello Delle Fontane, però al di là di questo sì, in effetti noi adesso lavoreremo in maniera diversa da quello che abbiamo fatto in questi anni, quando all'opposizione di Antonio De Caro comunque abbiamo sempre effettuato un lavoro che fosse propositivo.